tolgo tutti i diritti che riesco a toglierti. Perché devi essere flessibile. I diritti sono un ostacolo rispetto al funzionamento del capitalismo, no? Te questa cosa non me la puoi fare. E invece sì che te la faccio. E te la faccio grazie ai partiti di sinistra che me la lasciano fare. Allora, stabilità della moneta, non ci deve essere alcun tipo di inflazione, il lavoratore deve essere flessibile, il lavoro non fa parte dei concetti fondamentali del sistema economico. Non fa parte. Cioè, come vengono prodotti i beni e i servizi non è un problema né economico né politico, arrangiatevi. A noi interessa che ci sia la concorrenza. La concorrenza. Tutta la legislazione europea è tutta sulla concorrenza. L'Europa è fatta su questi principi qua, solo che nessuno ve li racconta così. Così. Io li ho messi giù nel modo più sgradevole possibile. Si possono dire in un modo che non li capisci, però te ne accorgi. Ecco, è esattamente quello che è successo. Te l'hanno detto, ah, sovranità del consumatore, mai più inflazione, stabilità, collaborazione sociale. Non è vero che c'è conflitto, non ci deve essere, sarai mica matto che c'è il conflitto. Gli interessi non divergono mai, siamo tutti sulla stessa barca. Al massimo c'è un po' di conflitto redistributivo, ma è chiaro, gli operai vogliono sempre più soldi, se l'impresa va bene sarò lieto di darglieli. Ma il conflitto invece strutturale dentro la fase produttiva? Mai. Quello è tagliato fuori, cioè è finito in un cono d'ombra, non esiste. L'Europa è questa roba qui. È inutile che ce li veniamo a raccontare il contrario. E il sigillo è l'euro, che lascia agli stati la sovranità legislativa e la sovranità sul bilancio. Peccato che gli toglie la sovranità monetaria. Cioè tu puoi fare quello che vuoi, ma quanti soldi hai te lo dico io. O detto in un altro modo, hai soltanto i soldi che hai o al massimo che riesci a farti prestare a usura da qualcuno. Non puoi stamparli. Non puoi emettere. Puoi emettere bond finché ti pare, se trovi qualcuno che te li compra. Questo lo sapete da quando nasce? Dal divorzio. Il divorzio non è quella cosa così importante che è stata introdotta nel 74, è una cosa molto più importante che è stata introdotta nell'81, quando Andreatta scrisse una lettera a Carli e gli disse: ma lo sai cosa c'è di bello? Che da ora in poi io governo, sollevo la Banca d'Italia dall'obbligo di acquisire tutte le emissioni che non sono andate a buon fine sul mercato. Allora, cosa è successo? Invece che naturalmente mettere fuori monete, mettere fuori bond che ti comprano in automatico genera inflazione. Benissimo, l'inflazione non c'è più. In compenso cosa c'è stato? Che nel 1981 debito pubblico era il 60% del PIL, alla fine del decennio era il 120%. Abbiamo scambiato l'inflazione col debito. Certo, le cose sono stabili, i prezzi sono relativamente stabili, ma la domanda è: ma noi cosa ce n'è importato? Cosa ci è venuto di positivo? Che cosa? Cioè, in che cosa ciò è progressista? In che cosa ciò è sociale? In niente. Assolutamente nulla. A questo punto l'economista mainstream ti risponde: abbiamo tolto la politica, scusate, abbiamo tolto l'economia dalle mani dei politici. Allora non venite poi a piangere se ai politici, gli italiani esasperati, 40 anni dopo, tornano a dare molto potere. Abbiamo tolto l'economia dalle mani dei politici. Adesso li stanno esasperati, frustrati, rovinati, senza alcuna certezza al mondo, né per se stessi né per i loro figli, vanno a votare dei politici molto più aggressivi e molto meno, come dire, politicamente corretti di quelli dalle cui mani avete tolto l'economia. Certo, nel frattempo avete fatto un bel mucchio di soldi, sì.
Questo è l'euro, eh? Cioè all'euro è stata data la missione di spoliticizzare i sistemi economici. Visto che non tutti gli stati hanno il fegato di farlo apertamente come hanno fatto i tedeschi, glielo fai fare. Ecco perché adesso il nostro governicchio riesce ad avere tanto consenso. Perché sta ingaggiando una battaglia probabilmente finta, soprattutto da parte di Salvini, ma una battaglia non per i decimali, ma una battaglia tutta politica, per la sovranità. Allora, se il nostro Landini dice basta con la parola populismo, consentitemi, basta con la parola sovranismo, che fa parte di quel bagaglio giornalistico infimo con il quale si battezzano le cose che non piacciono a qualcuno, di solito proprietario di giornali. Non esiste il sovranismo, non esiste. Esiste la sovranità o la perdita di sovranità. Esiste la sovranità limitata dalle condizioni di forza, certo. Tra l'altro la sovranità autentica, quella strategico-militare, noi l'abbiamo perduta nel 1943 perdendo la guerra mondiale, pare che nessuno se ne occupi più, ma era la sovranità, cioè faccio la guerra a chi mi pare, l'ha fatta, l'ha persa, chiuso. Però da allora in poi non l'abbiamo più avuta, cosa che ci ha fatto risparmiare un mucchio di soldi, benissimo, però la nostra sovranità è a fette per tanti motivi. Quella prima l'abbiamo perduta, poi l'abbiamo messa in articolo 11 che quella la ripudiamo, bene. Poi abbiamo dato via, forse con un po' di leggerezza, la sovranità monetaria. Stiamo discutendo se ci è convenuto o no, o è vietato discuterne, cioè è l'unica cosa al mondo che non si può discutere? Allora, consentitemi, il potere incondizionato, il potere indiscutibile è la sovranità. Allora, quando tu mi dai del sovranista a me, stai dicendo che la sovranità ce l'hai tu. Ma a differenza della sovranità come normalmente si presenta, la tua nemmeno la vuoi far vedere. Almeno di solito Luigi XVI era il sovrano di Francia, si vedeva quando non è andato più bene, è stato preso, gli è stata tagliata la testa. Noi a chi dobbiamo tagliare la testa quando eventualmente non ci andasse più bene la tua sovranità? Non si sa, non si capisce. Una sovranità fatta di regole, di commi, di sottocommi. E noi, per il fatto che ci vogliamo pensare sopra, se ci conviene, sarà lecito? O abbiamo perduto un'altra guerra mondiale? Sarà lecito farci una botta di conti? Guardate, io non sarei in grado di farli, io, anche se non vi sembra faccio il filosofo, ma però forse qualcuno che ci sa fare dei conti c'è, qualcuno che dica sì è un affarone, restate, e un altro che dica occhio andate a sbattere. Se non lo dice un economista occhio andate a sbattere, chi lo sta dicendo? Di nuovo gli italiani. Votando dei partiti che a parole dicono che se non altro ci pensano su. E la sinistra? La sinistra è tutta lì che fa forza spread. Allora, voi capite, non è una gran posizione di sinistra quella di fare il tifo per le logiche di un sistema ordoliberista che sta strozzando mezza Italia. Non è molto di sinistra dire forza spread. E non per nazionalismo, perché non ti voteranno nemmeno crocifissi la prossima volta. Cioè lo devi capire, per istinto di sopravvivenza lo devi capire. Se sei stato capace di dire che il Jobs Act è una cosa di sinistra, vuol dire che sei molto in là. Ma forse capire che coloro che stanno tentando di strozzare questo paese non sono precisamente degli amici di questo paese. Cioè, si compiacciono tutti di vedere che l'internazionale sovranista non funziona.
credo, per definizione, non può funzionare. Il punto è, c'è qualche cosa che è un'altra internazionale, l'internazionale dell'euro. Ci conviene starci dentro. Possibile che in questo paese sia lecito parlare di tutto, tranne che di questo? Vieni ucciso se soltanto osi mettere in discussione questo. Se non lo fai tu, lo fanno gli elettori. Dici, ma gli elettori hanno sbagliato. Bene, non è molto di sinistra, non è molto politico. Cioè, di solito la domanda deve essere dove ho sbagliato io perché quelli vadano a votare in quel modo, non dove hanno sbagliato loro, perché io lo voglio vedere il nazional liberale tedesco del 33 che dice dove hanno sbagliato i tedeschi a votare Hitler. Ma brutto cretino, ma chiediti dove hai sbagliato tu. Non sono Hitler questi, per fortuna. Non lo sono, era solo un esempio, non ci assomigliano neanche. Sono semplicemente poco belli, non ci piacciono. Bene, benissimo. E allora cosa dobbiamo fare? Stare con quelli che dicono hai firmato, adesso devi perdere lo 0,2%, se no ti massacro? Cioè, mi sembra improponibile. Anche perché la lotta non è su... La Francia è fuori da sempre, va bene? E nessuno le dice niente, per molti motivi. Ha la bomba atomica, ha vinto la Seconda Guerra Mondiale, così dice, e vaglielo a dire tu. E vaglielo a dire tu. Ecco, a noi possono venire a dire tutto. A noi possono venire a dire tutto. Non è per lo 0,2. È una lotta politica, una vera grande lotta politica, probabilmente gestita male, probabilmente partita male perché non viene nemmeno presentata in questi termini. Se ci fosse qui il Salvini mi direbbe che gli sto facendo dire delle cose che lui non ha mai detto, ed è vero, nessuno ha mai detto questo, ma da analista politico mi sembra di capire che sia questa la chiave, di andare a vedere fino a che punto si può tirare la corda. Non si può tirare la corda per un motivo, che il marco è l'euro e l'euro è il marco, sono la stessa cosa. Cioè, i tedeschi non hanno mai voluto la moneta unica, mai. Ma proprio non ci pensavano nemmeno, siamo stati noi che gliel'abbiamo imposta per, come prezzo per la loro riunificazione. Cioè voi vi riunificate, sì, va bene, però facciamo la moneta unica, così non diventate un'entità fuori scala, come siete, molto bravi, molto grossi, molto efficienti, oltretutto sostanzialmente staccate dall'Europa che va a fare la sua classica politica neutralistica che ha sempre fatto. Vi teniamo attaccati all'Occidente. E quelli hanno detto, va bene, basta che l'euro sia il marco. E hanno un'apposita corte costituzionale a Karlsruhe che sta attenta che tutto ciò, questo è un principio fondamentale che noi purtroppo non abbiamo, che tutto ciò che viene fatto a livello superiore rispetto allo Stato tedesco sia assolutamente interpretabile in chiave di sussidiarietà, cioè possa essere legittimato solo se fa meglio le stesse cose che farebbe lo Stato tedesco. E se fa qualche cosa che non rientra in questa logica, quella cosa non vale, non ha efficacia legale dentro lo spazio tedesco. Noi abbiamo una Corte Costituzionale che ha detto che la legislazione europea è sempre superiore a quella, al nostro dettato costituzionale, tranne i principi fondamentali. Ora, siccome nessuno in Europa dirà mai apertamente violiamo i principi fondamentali della Costituzione italiana, noi ci prendiamo tutto gratis. I tedeschi non si prendono niente. La notizia è questa, che per tornare al sovranismo ci siamo soltanto una parte degli italiani nel pianeta che mette in dubbio l'esistenza della sovranità. Andatelo a dire a Xi. Scusi, lei è sovranista, ma andatelo a dire a Trump, andatelo a dire a Putin, andatelo a dire alla May, andatelo a dire
alla Merkel. Cioè, andatelo a dire a Macron, posto che sia ancora al mondo. Ma sono tutti sovranisti e danno fuori solo quello che gli conviene. E dicono, caro signore, certo che ce l'ho la sovranità, la mia Costituzione mi obbliga a difendere la sovranità di questo paese. Lei è pazzo? Faccio fuori da qui, faccio solo quello che strettamente mi conviene. Ci siamo solo noi a dire che A, l'euro ci conviene, B, chiunque voglia farci un paio di conti sopra è uno schifoso sovranista, che è la stessa cosa che dire razzista e cannibale. Allora, è ridicolo. È tanto ridicolo che i nostri cittadini, solitamente illetterati, perché hanno altro da fare che fare come me che leggo solo libri, lo capiscono con enorme chiarezza e votano di conseguenza. Peccato che a beneficiare di questo voto non ci sia neanche un pezzetto di sinistra comunque declinata, perché mai la parola sovranità è parola che la sinistra non si azzarda nemmeno a pronunciare. Peccato che la Costituzione italiana, quel che mi ricordavo, l'avesse fatta in modo massiccio la sinistra, anche la sinistra, e che la sovranità compaia nell'articolo 1. Andatelo a dire voi a Pertini che non c'è la sovranità, andatelo a dire voi a Togliatti che non c'è la sovranità. Follia. Dovevo venire a CGIL per sentire i discorsi della razionalità. Mi fa piacere essere...